Da quando furono scritti i 10 comandamenti abbiamo avuto abbastanza tempo per arrivare a vivere una vita mediamente lunga e decente e per imparare che non servono dogmi e verità assolute per essere una brava persona. Quali potrebbero essere quindi i 10 comandamenti di oggi, intesi più come una filosofia di vita che come un elenco di regole imposte? Qualcuno ha provato a scoprirlo e attraverso una campagna di crowdsourcing ha chiesto a 28.000 persone in tutto il mondo di creare l'elenco dei 10 modi di vivere e di pensare. Ne è venuta fuori una filosofia di vita che va al di là delle religioni e che consente di ripensare il modo in cui interpretiamo e affrontiamo la nostra vita e quella degli altri. 1. Sii di mente aperta e disposto a cambiare le tue convinzioni di fronte a nuove prove. 2. Cerca di capire cos'è la verità e non di credere a ciò che vorresti che fosse la verità. 3. Il metodo scientifico è l'unica strada affidabile per comprendere il mondo della natura. 4. Ogni persona ha il diritto di scegliere sul proprio corpo. 5. Non serve credere in Dio per essere una buona persona o per vivere una vita piena di significato. 6. Pensa sempre alle conseguenze delle tue azioni e ad assumerti la responsabilità per esse. 7. Tratta gli altri come vorresti che loro trattassero te. Prima di agire, pensa sempre anche al loro punto di vista. 8. Abbiamo la responsabilità di considerare anche gli altri, incluse le future generazioni. 9. Lascia il mondo migliore di come l'hai trovato. E 10. Non esiste un modo giusto di vivere. Secondo voi, invece, in che modo vale la pena vivere? Qual è il vostro 11° comandamento? Come al solito, scrivetelo nei commenti, condividete questo video o mandatemi un messaggio privato su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, dove volete. E alla prossima!